accordo d'intesa siglato tra il Comune di Spoltore e la Confederazione Provinciale Coldiretti. Si parla di tutela del territorio e di conseguente tutela del consumatore. Le eccellenze alzano la testa e chiedono che venga formato un consumatore capace di riconoscerle, sceglierle e apprezzarle. Noi crediamo che tante risorse possono essere derivanti da questo settore, soprattutto in un momento di grande crisi economica, e quindi il ruolo del Comune, unitamente a un'associazione strutturata con competenze, può sensibilizzare e rilanciare un settore così importante. Non sarebbe la prima volta che un consumatore distratto scopre di aver acquistato prodotti tipicamente italiani ma realizzati con materie prime scadenti e soprattutto straniere, e così nasce un corso per formare consumatori, così da renderli capaci di scegliere e non incappare in prodotti di bassa qualità che danneggiano i produttori nostrani. Evento importantissimo per la formazione dei consumatori che purtroppo a volte, ancora oggi, sono disposti a pagare di più l'olio che mettono dentro la macchina piuttosto che l'olio che acquistano per il proprio corpo, quindi per l'alimentazione propria e della propria famiglia. Quindi corsi di questo tipo sono da valorizzare e da promuovere. Quando la Coldiretti trova sul territorio amministrazioni come quella di Spoltore, il cerchio della virtuosità si è chiuso.